Ciao amici, le feste natalizie sono uno dei periodi peggiori per la linea, lo sappiamo. Non serve che giri il coltello nella piaga, ma no, sono qui con una soluzione, anzi 5 soluzioni, 5 consigli dimagranti per mantenersi in forma durante tutte le feste e anche dopo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Come sempre l'importante è non eccedere né da una parte né dall'altra, quindi godiamoci le feste ma in modo intelligente con questi 5 consigli. 1. No energy drink. Molte persone consumano energy drink e bevande energetiche ogni giorno, ma durante le feste sono tutte calorie in più che si aggiungono a pranzi e cene varie. Alla Northern Kentucky University hanno scoperto che le bibite con caffeina aumentano il desiderio di alcolici, oltre a contenere 110 calorie per lattina. 2. Meno alcolici. Gli alcolici contengono molte calorie, oltre a causare danni alla salute. Se proprio non volete rinunciare, il trucco è usare un bicchiere più piccolo. Una ricerca pubblicata su BMC Public Health ha scoperto che funziona, perché si beve lo stesso numero di bicchieri abituale, ma con meno alcol. 3. Calma e relax. Mangiare con musica a tutto volume, guardando un film o un evento sportivo, impedisce al cervello di calcolare correttamente la quantità assunta. Secondo la Birmingham Young University, si può arrivare a consumare il 49% di calorie in più per ogni pasto. Meglio mangiare in silenzio allora? Sembra di sì. 4. Cibo sano. Come dico sempre, è la qualità del cibo che conta più della quantità. Consumare cibi sani e nutrienti permette di mangiare porzioni normali, senza il rischio di ingrassare, come succede con i cibi industriali. L'abbinamento ideale sono proteine magre oppure carboidrati integrali con verdure cotte o crude. 5. Antipasto. Ma non fa ingrassare? C'è il trucco! Ce lo spiega una ricerca scientifica della Drexel University. Fare un antipasto goloso, che piace e anche abbondante, riduce il desiderio di abbuffarsi con primi e secondi piatti. Ovviamente se si mangia un buon antipasto bisogna contenersi dopo, ma sarà più facile, dicono gli scienziati. Per restare in forma c'è la playlist con i miei consigli, il link qui sotto. Per conoscere tante altre strategie trendy e sane è facile, iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Iscriviti anche alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. Se vuoi approfondire questi argomenti, in descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Mangia sano e vivi meglio!